Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, intanto grazie, grazie a tutti per aver partecipato l'altro ieri all'evento che si è tenuto al centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni. È stato bellissimo giocare insieme. Spero ovviamente che potremo avere altre occasioni per incontrarci. Oggi ragazzi volevo parlarvi di alcune piccole news che mi faranno un pochettino le idee più chiare su quello che starà per succedere su Fortnite. Vedremo ragazzi nel dettaglio alcune novità sulla skin del Polletto, il tenero difensore. Parleremo anche della collaborazione ufficiale di Epic Games con Disney. Ragazzi, una cosa davvero da non sottovalutare, e vedremo anche un oggetto scoperto nei file di gioco che sta facendo tanto tanto parlare la community di Fortnite. Per adesso, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. Quindi, ragazzi, prima di cominciare, come al solito, voglio farvi la domanda. Voglio farvi la domandina, ragazzi, quella che leggo i vostri commenti qua sotto. E la domanda è semplicissima, ragazzi. Cosa ne pensate del tenero difensore? Come vi sembra? Come skin? Vi piace? Non vi piace? Fatemelo sapere, ragazzi, qua sotto nei commenti. Quindi direi di cominciare subito, ragazzi, e spendiamo due parole velocissime sul Winter Royale, ragazzi. Per chi non lo sapesse, durerà anche oggi, l'abbiamo già fatto ieri, ragazzi, e il Winter Royale è il nuovissimo torneo di Fortnite che mette in palio addirittura 1 milione di dollari, ragazzi. Il torneo più importante, l'Open Tournament più importante per tutti, ragazzi, perché possiamo parteciparci tutti. Come vedete, metti alla prova le tue abilità nella modalità competitiva. Durante ogni partita otterrai punti sia con i buoni piazzamenti che con l'eliminazione di molti avversari. Man mano che otterrai punti, gli avversari che affronterai saranno molto più difficili perché avranno i punteggi più simili al tuo. Allora, ragazzi, io vi auguro ovviamente a tutti di poter partecipare, di poter fare il meglio delle vostre partite, perché questo è davvero il super torneo competitivo per eccellenza, ragazzi. Non vedo l'ora anche io di giocarlo questa mattina insieme a voi in live. Quindi, ragazzi, un bel in bocca al lupo a tutti. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di quello che vi stavo dicendo prima di farvi vedere il Winter Royale, che è la collaborazione con Disney. Se andiamo, ragazzi, nelle notizie, vediamo come c'è il ballo che è uscito ieri. Il ballo spacca, domina la pista da ballo con il nuovo emote Hat Hot Marat. Ottienilo gratis nel negozio oggetti. Copyright 2018 Disney, ragazzi. Infatti, questo è lo shop di ieri, ovviamente. Questo è il ballo Hot Marat, come avrete già visto, sono sicuro che l'avete acquistato tutti, ragazzi, che è meraviglioso ed è molto divertente. E tra l'altro, ragazzi, c'è una curiosità legata a questo ballo che si racchiude in questa clip video che voglio farvi vedere. Guardate un po'. E come vedete, ragazzi, questa era una clip dedicata completamente al nostro Ralph Spaccatutto. Come vedete, il logo di Fortnite in alto e il copyright di Disney in basso fanno davvero intendere la collaborazione che ci sarà tra le due case produttrici. Quindi, ragazzi, io penso che dal momento che Epic Games ha stabilito un accordo con Disney, ne potremo vedere delle belle nel prosieguo dei nostri giorni. Ma non è finito qua, ragazzi, perché volevo farvi vedere anche una cosa interessantissima che riguarda, che non si sta vedendo, che non si sta vedendo, la cosa interessante, perché ci sono, ragazzi, delle
novità anche per quello che riguarda next slide. Perché non mi fai nello slide? No, questo sono io. Oh, che strano, non mi vanno avanti gli slide. Volevo farvi vedere una cosa interessantissima, ragazzi, che riguardava il nostro Fortnite con la collaborazione, ma che caspita di problemi ha. Fatemi un po' vedere, ragazzi, ma che sfortuna. Scusate, non capisco perché non faccia vedere quello che dovevo far vedere, porca miseria, perché, ragazzi, dovete sapere che la pagina ufficiale di Wreck-It Ralph ha parlato direttamente, ha commentato direttamente un post che c'era sul... Eccolo qua! No, questo è Ralph. Allora, intanto ce l'abbiamo fatta e quindi già è un GG per questo. Questo, ragazzi, è un... come si dice? È un'immagine presa da Rapide Rischiose e fa parte, ragazzi, del nostro Fortnite. Quindi troverete, ragazzi, da adesso nello schermo di Rapide Rischiose a volte l'immagine del nostro Ralph che saluta, ragazzi. Ma quello di cui vi parlavo poco fa è proprio, ragazzi, ma dove caspita, ecco qua, è una fatica fare le cose. Questo, ragazzi, è un post di Ralph Breaks the Internet, quindi la pagina ufficiale dedicata a Ralph, che dice: "Hey Fortnite, Ralph is all to lose, keep an eye on your service", dice, "state attenti, buttate un occhio sui vostri server perché Ralph sta arrivando", risponde al commento Fortnite direttamente, dice: "Thanks for the heads up, we'll be sure to not get wrecked", grazie per averci risposto, non vi preoccupate che noi comunque terremo gli occhi aperti. Quindi, ragazzi, oramai la collaborazione è chiara e limpida e non vediamo l'ora di sapere se sarà una nuova modalità o se sarà una nuova skin. Siamo molto propensi a pensare che sia una nuova modalità. Ma andiamo avanti, ragazzi, e volevo farvi vedere un'altra immagine interessantissima che invece parla del polletto, ragazzi, anche qua confermata. Quindi, ragazzi, Epic Games sta prendendo collaborazioni con le più grandi industrie mondiali, ragazzi. Questa è il post che è stato pubblicato su Twitter, se non ricordo male, da Fortnite 2 giorni fa, dove faceva vedere semplicemente una coscia di pollo, un polletto e un bel braccio che diceva "Soon", quindi annunciava l'arrivo del Tender Defender. Risponde, ragazzi, al commento direttamente KFC e dice, e non dicete, fa vedere due occhi che guardano. Quindi, ragazzi, è ufficiale che il Chicken Tender è la mascotte del KFC e probabilmente ne vedremo ancora delle belle per quello che riguarda probabilmente la battaglia del cibo, quindi la controversia che c'è tra il Pizza Pit e il Dur Burger. Sicuramente non mancherà di entrare probabilmente nella Season 7 anche una nuova catena di negozi. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di una cosa invece interessantissima, ma che sta facendo discutere tantissimo la community di Fortnite, che è appunto lo Snowgrave, ragazzi. Lo Snowgrave è tipo il creatore della neve, non so come faccio a spiegarvi. Questo sembra essere un oggetto recuperato nei file di gioco. La cosa è un po' strana perché i colori sono troppo nitidi e non si capisce bene se possa essere un backpack, però la pagina che pubblica questo oggetto è una pagina affermata di Leaks. Quindi, ragazzi, c'è una bella controversia tra chi dice che è vero e chi dice che non è vero. Io voglio solo farvelo vedere, anche perché, ragazzi, questo, oltre ad essere un backpack, sembra avere una funzionalità molto più interessante. Se andiamo a recuperare queste 4 righe, che sembrerebbero, sono sempre state estrapolate dalla pagina dei Leaks, dice Snowgrave: "Lo Snowgrave è una macchina che controlla il tempo e non sappiamo", dice, "se sarà un oggetto consumabile, quindi che potremo utilizzare davvero per cambiare il tempo nella nostra mappa
di Fortnite, ma dicono che questo conferma assolutamente la teoria che parla ovviamente della neve nella season 7. Oramai ragazzi abbiamo visto già negli scorsi video la tempesta di neve dietro il laboratorio della latrina che sta arrivando, abbiamo visto come la skin AIM abbia i piedi innevati, abbiamo visto anche come ad esempio il bundle Deep Freeze è ovviamente dedicato alla neve. È lecito pensare ragazzi che la neve arriverà davvero prestissimo su Fortnite. Io ragazzi non lo so, non vedo l'ora di vederla e soprattutto non vedo l'ora di vedere la season 7. Non ho avuto tempo per parlare della skin di Twitch, ma non preoccupatevi che non mancherò di parlarvene domani mattina. Per adesso io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un abbraccione grande, un bacione, noi ci vediamo in live. Ciao!